Ciao a tutti, e oggi torno dopo una vita e mezza abbondante per un nuovo video dei prodotti finiti. Praticamente l'unica cosa che faccio regolarmente è consumare e mettere da parte prodotti. Ho il telefono scarico, perciò spero di riuscire a dire tutto prima che si spegne, perché ho tutti i dispositivi scarichi. Praticamente appena io mi decido a fare un video, i dispositivi sono scarichi, si scaricano proprio per dispetto. E mi sono ricordata che avevo da fare questo video perché ho finito proprio adesso un prodotto, giusto, giusto, giusto adesso. E ve lo mostro per primo. E allora, abbiamo il Nakomi Face Scrub nella variante Piña Colada. L'ho comprato diverso tempo fa, in realtà. Mi è piaciuto tanto. Nakomi fa dei bei prodottini, è sottovalutato forse perché, non lo so, prodotti economici piacciono, ma poi ne parliamo poco, non sempre, ecco, ho notato questa cosa e ovviamente non l'ho pulito e questa quantità non mi basta per fare un altro scrub. E vedete, era celeste e è una base oleosa con dei granelli belli spessi, grossi. E lo scrub risultava delicato, ma allo stesso tempo scrubbante, perché questi granelli belli grossi facevano il loro dovere, come piace a me. E la parte oleosa di base riusciva a non farmi sentire con il viso né secco né provato dallo scrub. Ci sono degli sfolianti che mi lasciano la pelle un disastro. Questo invece riesce ad essere comunque idratante, si può dire, non lo so, però mi lascia la pelle morbida e dopo l'uso io mi sento bene, non faccio la solita skincare, ma la faccio più per abitudine, perché la pelle sta già bene solo con lui, quindi se vi capita prendetelo molto volentieri. Non ricordo qual era l'altra fragranza, forse Mojito, io comunque presi questo Piña Colada, anche se l'ananas non è proprio il mio frutto preferito, ma va bene così. Poi ho usato piacevolmente, ho finito questo doccia schiuma, no, bagno doccia di Vidal al muschio bianco. È una fragranza che sia a me che a mio compagno piace, quindi se possiamo lo prendiamo. E non è bio, non tutti i prodotti che vedrete sono naturali, ma ci sono un sacco di doccia schiuma. Quest'anno mi sono lavata. E questo è fantastico. Poi il muschio bianco, vabbè, è una garanzia. Vidal fa un sacco di cose carine e si trovano spesso a buon prezzo, anche in offerta, oltre al buon prezzo che già hanno di loro, in posti tipo l'Epicasa, Risparmio Casa. No, l'Epicasa, Risparmio Casa. Perché l'Epicasa che ho qui vicino non ha prodotti per la cura del corpo. E ve li faccio vedere tutti questi? Sì, dai. Un altro di Vidal, questo è bellissimo, proprio bellissimo. Cranberry e goji. E bacche di goji e mirtillo rosso, sì, appunto. Fantastico. Lui somiglia molto di fragranza a quello che vi farò vedere adesso, con l'unica differenza che in teoria di base sono due fragranze completamente diverse. E praticamente è di quelle fragranze energizzanti, belle allegre, adatte all'estate, secondo me. E, mamma mia, che buono! Mi piace tanto tanto. Anche questo, se vi capita, assolutamente. E quindi vi faccio vedere il doccia schiuma Iocop, energizzante, lime e aloe vera, che ovviamente non ci secca niente con bacche di goji e mirtillo rosso. Le fragranze però sono simili, artificiali e simili. Differenziano di poco. Lui l'avevo preso tanto tempo fa da Coop, ne ho ancora altri perché anche lui costava poco. È della linea classica, non quella naturale. Buono anche lui, fa il suo dovere. Poi ripeto, queste fragranze belle forti, allegre, insomma, mi piacciono tanto d'estate. D'inverno invece divento più da cose dolci, eccetera, eccetera. Ho finito un paio di questi dentifrici Conad microgranuli, non mi ricordavo di averne avuti due, fanno anche schifo, sono tutti sporchi. Niente male, niente male. La roba Conad non mi dispiace, non so valutare, ve lo dico sempre, ma ve lo ripeto: non so valutare gli ingredienti. Sì, si vede bene, l'inci, non li so valutare, però vedete voi, non è naturale. Con i dentifrici, in realtà, roba naturale, difficilmente l'ho presa. Ho finito, questa è fantastica, era un'edizione limitata di Essence, la Good Vibes, Good Memories Body Mist al papavero.
È un odore molto raffiorito ma delicato, mi è piaciuto tanto, me la spruzzavo addosso la mattina. No, mi mancherà tanto. Se dovessi in giro trovare qualche cosa che gli somiglia, sicuramente lo prenderò. Mi è piaciuto tanto tanto. Peccato che era un'edizione limitata, poi Essence devo andarlo a cercare appositamente. Ho finito il mio adorato Intimo Naturale. Questo costa tipo 2 euro, 1,90 euro. Il primo flacone che avevo comprato un paio d'anni fa l'avevo trovato da Maurice, questo da Eurospin. Eurospin ancora ha alcune di queste cose, però ha lanciato la sua linea di Intimo Bio che prima o poi proverò. Ho visto che ha ampliato molto la sezione dei suoi prodotti beauty naturali, quindi sicuramente quando farò di nuovo scorta di detergenti intimi li prenderò lì. Ora ne avevo presi prima di scoprire questa cosa d'Eurospin, diversi da acqua e sapone, quindi per un po' andremo avanti con quelli che ho. Ho finito, questa è stata una bella scoperta in realtà. Argan shampoo protettivo di Equilibra, questo in Italia era uscito su un giornale, ero certa che non l'avrei apprezzato, tanto che l'ho aperto dicendo vabbè, questa è un'altra di quelle cose che mi lasciano i capelli unti, sporchi, che schifo. E invece no, mi sono dovuta ricredere. Ora è al 98% di origine naturale, è delicato, fa schiuma ma si vede che è molto delicato, non è un fructis di Garnier per intenderci. Quindi il capello non dura bello pulito a lungo, cioè dopo 2 o 3 giorni già vedo che i capelli non sono proprio sporchissimi. Però non fa niente, cioè mi sta bene perché non aiuta il mio prurito a farmi sembrare una pazza con i pidocchi, perciò mi sta bene, cioè è delicato al punto giusto. L'odore mi piace un sacco, somiglia un po' all'odore, vagamente, all'odore della linea al cacao degli ultradolce di Garnier. Vi ricordate tanti anni fa quando usavamo? Noi che iniziavamo con il bio, tra virgolette, usavamo gli ultradolce, ecco, quella linea al cacao ha un odore fantastico e lui un pochino richiama quell'odore, perciò è stato come un revival sotto la doccia. Poi ho finito questa maschera di Sephora, era un regalo di compleanno di qualche anno fa. Non male, mi sa che questa seccava un po' sulla pelle a un certo punto. Sì, si asciugava, perciò io non sopporto più la roba che si asciuga e si secca sulla pelle. Sto evitando come la peste di comprare maschere all'argilla. Nonostante la mia pelle grassa, preferisco più un prodotto idratante come maschera perché vado a fare la maschera quando mi sento la pelle un po' secca. Principalmente, quindi ho bisogno di qualcosa di più idratante, magari in pieno inverno anche abbastanza nutriente se necessario, però la roba che si asciuga e si secca non la sopporto proprio più, quindi questo a parte che non mi piaceva neanche l'odore, perciò sicuramente non lo comprerò, ma proprio no. Ho finito un deodorante, uno dei tanti di Dove al talco. Di questi ne vedrete sempre tanti perché ormai, come vi ho detto negli ultimi video dei prodotti finiti, ho deciso di ritornare ai Dove, questi qua con roll-on. Niente, sono il mio amore, l'interscambio, talco original, quello per i capi neri, che non mi ricordo come si chiama. Li alterno un po' così così in base a come mi sento. Quelli alla frutta estivi sono fantastici. Poi ho finito queste salviettine di Maurice. Sono sicura di averle già usate in passato, ma l'odore mi piace, è molto delicato, carino, ma erano così secche, ho faticato ad usarle. Voglio dire, se io dovevo comunque bagnarmi le mani per pulirle, perché magari le usavo, se provavo, a volte mi diverto a provare dei trucchi, perché anche se non mi trucco mi mancano, ok? Quindi ogni tanto le provo, poi se mi trucco, quelle poche volte in cui accade, voglio pulire le mani. E questo praticamente era quasi asciutto, cioè non mi è proprio piaciuto. Non so se era un difetto di questa confezione o se questa linea era così, non me lo ricordavo. Comunque non le ricomprerò più. Oh, poi un prodotto che non ho del tutto finito, ma che comunque ne è rimasto così, è questo balsamo di Natura Equa alla linea questa al sapote. Lo sciogli nodi, olio di sapote bio. Ho fatto passare troppo tempo. Da quando l'ho aperto, e appena aperto, appena comprato nei primi mesi, era il prodotto che io amavo di più in assoluto. È stato l'unico balsamo dopo tanto tempo, e soprattutto l'unico balsamo bio
con cui ho avuto un buon rapporto perché lo spruzzavo un po' sui capelli, questo è di quelli no, che non vanno risciacquati. Lo spruzzavo sui capelli, pettinavo, capelli perfetti, delicato, leggero, bastava non esagerare con la quantità. A un certo punto, siccome mi piaceva così tanto, che ho detto smaltisco l'altra roba che ho, così mi dedico a lui. Per smaltire l'altra roba che avevo, ci ho messo una vita. E quindi questo adesso non mi piace più come funziona. Potrei provare a ricomprarlo in futuro, ma per il momento no. Perché vorrei smaltire, perché nel frattempo io ho comunque continuato a comprare roba, perché ha voglia di dire smaltisco gli altri e uso questo, no. Continuo a comprare roba, quindi ora ho un po' di cosette, di balsami da usare. Non lo toccherò per il momento, cioè, perciò preferisco buttare questo po' che è rimasto. Magari conservo il flacone se necessario. E poi, insomma, ci rivedremo forse in futuro. Ce ne sono diversi di balsami senza risciacquo, quindi potrei sempre pensare di provarne altri. Sono costretta a buttare questa che si è seccata. Si è seccata. Era un regalino della mia amichetta. Si è seccata. Io lei la conosco, l'ho apprezzata nonostante la pelle grassa. È la NF Cream di Alchemilla. L'ho provata proprio in questo colore numero 2, quindi so che mi piace. E probabilmente con la pelle di adesso, in inverno, riuscirei a sfruttarla molto molto meglio. Ti chiedo scusa, amica mia cara, se non l'ho finita e l'ho fatta seccare. Però sappi che io la conosco e l'apprezzo, quindi grazie. E poi scusate, ma devo fare un po' di onore. Oh, qui dentro che c'è? Dovete sapere che ho riciclato la busta di motivi rovinata e ho messo tutta la mia roba nel. Ah, ma guarda quanta roba c'è! Ok, quindi niente, c'è la busta di motivi accartocciata che fa rumore. Alla fine avevo finito anche un Fructis di Garnier e io ne ho un altro in scorta, l'ultimo, ancora sigillato nel cassetto delle scorte. Lo tengo come salvavita nel caso mi dovesse capitare qualcosa che fa talmente schifo da doverci mischiare un po' di lui. Non posso usarlo continuamente perché mi viene dermatite, divento una pazza con i pidocchi e quindi se lo uso da troppo, però alla fine lui pulisce, sgrassa, fa tutto quello che deve fare, forse un po' troppo perché a lungo poi ho i capelli un po' secchi, ma con lui mi sono sempre trovata bene in quanto a pulizia, ok? Pulisce troppo, ma pulisce bene. Poi, aspettate che mi sono un po' persa. Ah, meno male che avevo conservato la scatola. Ho finito la saponetta allo zolfo dei provenzali. Mi è piaciuta, però sono stufa delle saponette, quindi è probabile che per il momento non ricomprerò saponette. Per il viso proprio, me ne è rimasta una di Dove Original che avevo comprato tempo fa da Acquasapone, perché mi piace l'odore del Dove Original, ma quello è principalmente per le mani. Quindi, per quanto riguarda saponette per il viso, per il momento no, vediamo in futuro. Ma lei mi è piaciuta anche se non vi posso dire che ha fatto miracoli sul viso, però mi sentivo pulita quando la usavo, quindi sì, l'odore fa schifo, però vabbè, ci passiamo sopra. Poi un prodotto con una confezione fantastica è lui. Mi è arrivato come campioncino in un acquisto di Sephora dell'anno scorso. Australian Pink Clay Pore Fining Face Mask. Appena la mettete, non gli date neanche 60 secondi, avete la pelle secca, 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 talmente secca da non crederci, perciò no, meno male che l'ho provata perché mi piaceva talmente tanto, è proprio il colore, il modo in cui è fatto, esteticamente attira all'acquisto. E tra l'altro ha anche un inci buono, se non sbaglio, sì, perché è tipo naturale. E meno male che l'ho provata perché no, 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 assolutamente no, è troppo secca, troppo, troppo, troppo il viso. E considerando che sappiamo che le maschere all'argilla, bisogna bagnarlo il viso ogni volta che si vede secco, cioè io dovrei stare per tutto il tempo, considerando che una maschera normalmente la mettiamo in posa dai 5-10 minuti in su, dovrei stare per tutto il tempo a bagnare il viso perché si secca istantaneamente, quindi no, assolutamente non mi dispiace, ma no. Poi
Guardate, un Dove Original, giusto per dire, li provo un po' tutti. È finito anche questo, sta per finirne un altro in realtà, ma lo vedrete nel prossimo video. Non ho avuto il tempo di finirlo perché si è prosciugato da solo. O Pure di Bioderma, non so neanche se lo fanno più, ma era buono. Cioè, ce n'è rimasto questo pochino, ma era buono una volta. Sì, ha cambiato un po' odore, ma insomma. A parte di quelle cose che ti danno da Sephora ogni tanto, quando non spruzzano solo il profumo sulla busta e poi ti scordi che cosa ti hanno spruzzato. Ecco. L'ultimo prodotto che vedrete oggi è il contorno occhi di Purofi Light Tech, un contorno occhi costosissimo con una confezione a dir poco sconveniente perché la maggior parte del prodotto si rimane nei bordi ed è vetro, quindi io non posso rompere questo vetro per ferirmi il viso prelevando il prodotto, no, perché poi la palettina, cioè dovrei escogitare, ho fatto più che ho potuto, ma mi sono stufata a un certo punto. È un prodotto leggermente idratante, non è fatto per andare a nutrire l'occhio. Bisogna usarlo, insomma, non è il prodotto adatto a me. Lo sapevo anche quando l'ho comprato, ma ho detto magari l'effetto un po' liftante me lo dà, no? Però io attualmente ho bisogno di roba un po' più idratante perché ho il contorno occhi un po' secco, quindi piuttosto prima o poi riprovo il Martina Gebhardt, quello famoso, quello che è un pastone oleoso puro. Per dirvi, quindi no, considerando che costa tanto, magari un flaconcino diverso o un barattolino, se proprio non vogliamo fare, cioè, se vogliamo rimanere in tema di, come si dice, i green, un barattolino in vetro, però in modo che si possa prelevare almeno o col dito con una palettina il residuo, perché così mi fa piacere perché io faccio premo dell'erogatore, però poi sono costretta comunque a prendere insomma, il prodotto, se ne perde tanto perché già sono 15 ml. Di questi 15 ml, almeno due o tre saranno ancora qui dentro. Ok? Un vero peccato. Dura pochissimo poi, davvero un vero peccato. E con questo abbiamo chiuso per oggi. Il video dei prodotti finiti è finito. Spero di non farvi aspettare con gli altri video. Non ho più fatto i video dei, come si chiama? Dell'inventario, perché praticamente non sono video che piacciono e io mi dispiaccio perché già non mi smonto un po', capito? Perché mi rendo conto quando faccio video che piacciono di più i video decluttering e i video haul. Ma che senso ha fare video dove io compro a dismisura e poi butto a dismisura? Qual è il senso? A parte l'intrattenimento. Perciò a volte mi smonto, ecco, tutto qui. Vorrei continuarlo perché ci tenevo a fare l'inventario. Probabilmente ripartirò l'anno prossimo. Magari farò veramente un mega decluttering definitivo. Pensate che io dovevo fare il video decluttering dei rossetti e non l'ho ancora registrato. Ho una scatola pronta da spedire da alcune persone della mia famiglia, piena di rossetti, e non l'ho ancora registrato. E i miei parenti aspettano. Vediamo, insomma, non vi prometto niente, vedremo. Ciao e grazie per essere arrivate fin qui, grazie per seguirmi ancora, un bacione a tutte.